Agosto è il mese per antonomasia delle vacanze, però per tante comunità, per tante parrocchie, specialmente quelle intitolate a Santa Maria Assunta, è anche il mese appunto che ricorda l'Assunzione di Maria. È il caso appunto della nostra comunità, della nostra parrocchia, la nostra chiesa principale è appunto dedicata a Santa Maria Assunta e quest'anno è un anno veramente particolare. Sono i 400 anni della posa della prima pietra e cosa poter fare per celebrare degnamente un po' questo anniversario? L'idea è nata osservando gli oggetti che sono esposti in museo e subito l'occhio è caduto sulla serie degli arazzi. Per quale motivo? Per due motivi fondamentali. Il primo perché la serie sacra rappresenta cinque scene importanti della vita di Maria e guarda caso è lo stesso tema che viene poi riprodotto sia nella vetrata in controfacciata, ma anche nella tela, nella grande tela posta sul presbiterio, cioè il tema dell'Assunzione di Maria. E poi il secondo motivo è perché effettivamente sono gli unici oggetti che non sono mai stati movimentati dal museo all'interno della chiesa. E quindi è stato un lavoro corale, partito parecchio tempo fa, già con il Don Innocente e poi con l'avallo anche dell'attuale prevosto Don Ferruccio, abbiamo sposato questo progetto. Grazie poi al benestare sia dell'ufficio di curia che anche dell'ufficio di sovrintendenza, abbiamo portato avanti il progetto. Lunedì 14 agosto alle 20:45 vi aspettiamo nella Basilica di Santa Maria Assunta a Gandino per un'elevazione in canto gregoriano e organo, un'elevazione dal titolo Signum Salutis. Signum Salutis, il titolo riprende le parole della prima antifona gregoriana dal rito della benedizione della posa della prima pietra della basilica. Cercheremo di capire, di ricostruire un po' quello che fu il rito antico attraverso anche un cerimoniale coevo dell'epoca e vi accompagneremo in una serata di musica, canto gregoriano e musica d'organo con i fiori musicali con Tobias Onzogni all'organo della basilica.